Dopo l'anteprima al Milano ai fedeli dello scorso novembre, Yamaha torna al Bari High End a far ascoltare al grande pubblico i nuovi diffusori NS2000, un sistema da pavimento a tre vie con quattro altoparlanti e midrange a cupola, mosse dal nuovo integrato RN2000 con sezione digitale, streaming e correzione dell'acustica ambientale IPAO. A Bari, assieme al giradischi GT5000, c'è anche l'anteprima delle nuove cuffie aperte YH5000 SE con driver Orthodynamic. Sentiamo com'è andata dalle parole di Matteo Franciullo, Product Specialist di Yamaha Italia. Abbiamo una risposta molto buona, perché non è la prima volta che abbiamo fatto ascoltare questi prodotti, quindi le persone sono arrivate un po' più preparate rispetto alle prime uscite. C'è stata una bellissima affluenza, soprattutto tra ieri pomeriggio e stamattina, persone molto interessate all'impianto, e ci abbiamo preso un po' gusto, abbiamo anche spaziato su generi, diciamo, dagli anni 80 fino anche ai tempi di oggi, per esempio con i Daft Punk. E poi sento anche volumi sostenuti. Sì, anche volumi sostenuti, nonostante, ecco, la stanza con vetri vari, ma siamo riusciti ad avere una bellissima resa sonora, e poi abbiamo, come al solito, cercato di far apprezzare poi la versatilità e la possibilità di riuscire a sentire bene anche in fiera, che non è mai semplice, non sei mai al massimo, ma insomma siamo contenti. Poi c'è anche un'anteprima. Delle cuffie. Le cuffie ortodinamiche, le YH5000 SE, anche quelle sono piaciute tantissimo, molto... Sono piaciute tantissimo anche a me, lo diciamo, perché sono le ho rapite, sono uscite perché sono delle cuffie aperte. Sì, le cuffie aperte, infatti l'unico inconveniente, vanno ascoltate con, ecco, la stanza silenziosa. Però ecco, molti non se l'aspettavano che portassimo queste cuffie, che poi sono le cuffie flagship qui a Bari. E ci hanno fatto anche lì tanti, tanti complimenti, insomma, un buon riscontro. Una nota al pubblico barese, perché diciamo che la fiera è lunga, però arrivano dalle 5 in poi, quindi diciamo che il livello di stanchezza si condensa al tardo pomeriggio. Sì, c'è una caratteristica particolare del Bari High End, ricordiamolo, che c'è la pausa pranzo, anche se non c'è scritto da nessuna parte. È praticamente obbligatorio, perché dall'1:30 fino alle 4:30 è praticamente inutile. Certo, sia la città che la fiera. Quindi... Adesso invece che sono le 7 passate. 7:10. Diciamo che è quasi un buon momento per iniziare. Sì, adesso siamo pronti e freschi per gli ascolti. Beh, è aperta fino alle 22, quindi abbiamo ancora, in realtà, no, le persone stanno arrivando, quindi ci daremo dentro ancora. Beh. Senti, dove sarà possibile ascoltare questo bellissimo sistema con l'NS, col sistema NS? Allora, qui a Bari abbiamo acustica, il nostro rivenditore premium ormai da anni, e poi in altre città italiane, per esempio abbiamo qui vicino, insomma, a Pescara, vicino, insomma, per modo di dire, Pescara e Fedi Prinzio, a Roma abbiamo Stereomatch, abbiamo su Bologna Audio Quality, su Milano diversi rivenditori, da Spinelli a Videocell, a Hi-Fi Milano, Pasotti, Zanetti Hi-Fi, anche a Torino con Taxi Vision. Quindi abbiamo, ecco, i nostri rivenditori che sono i premium partner che hanno questi prodotti e si possono ascoltare là. Molto bene, grazie Matteo, grazie. A presto. Grazie a te, a presto. Com'è? Notevole, bello.